Ciao ragazze e ciao ragazzi, questo video, come avrete visto, è il video in collaborazione con Diale, ovvero ce n'è per tutti i mesi barra le cose di gennaio. Allora, i prodotti skincare che ho usato questo mese non sono tantissimi perché, ahimè, mi sto tipo devastando perché non ne ho letteralmente voglia, anche se so che fa benissimo alla mia pelle perché in molte estetiste, persone, truccatrici, quant'altro che vado in giro, mi dicono che è una pelle bellissima perché la curo, però ultimamente riesco a fare poco e niente. Ultimamente, cioè, sto cercando di terminare questa, che è la crema di Yves Rocher, quella Couture Bio, al miele, castagno e muesli. Questa è la consistenza, sembra panna montata. Vedete che comunque l'ho utilizzata, non è che non l'ho utilizzata, ci puccio spesso il dito, anche se la questione non è molto igienica. Ovviamente mi lavo prima le mani e quant'altro, però non è proprio bellissima. Cosa dirvi? Mi piace perché mi piace, ha una consistenza setosa, molto idratante, e non risulta molto pesante nel viso, perché spesso, per esempio, diversamente come con la crema della Vivi Verde Coop, quella rosa, quella è pesante, cioè la sento molto pesante. A volte mi è successo che la mia pelle la rigettasse, quasi sudasse, mentre questa è molto più leggera, anche se come ingredienti appunto ha questi ingredienti molto nutrienti, quindi buonissima. Io la sto cercando di terminare perché ho altre creme da utilizzare, però probabilmente me la potrei anche acquistare se la Yves Rocher la mettesse in offerta. In combo sto utilizzando, perché devo finirla, è questa crema mani, perché come sapete ne ho 3000 crema mani da iniziare, sono curiosa anche. Questa ugualmente mi piace, anzi la metto perché ultimamente ho un po' di secchezza tra il freddo e quant'altro. Ripeto, per il video magari, come per i video per i prodotti finiti, sto girando nello stesso giorno e ovviamente i miei vicini di casa fanno casino, quindi se sentite un rumore in sottofondo è questo, ma non posso girare in altri giorni perché tanto loro fanno rumore lo stesso dalle 9 in poi, quindi rassegniamoci ragazze, come io ormai mi sono rassegnata da tempo. Dicevo, la crema mani, come vedete, io mi piace massaggiarla molto per cercare di farla assorbire da tutti, ovunque, da qualsiasi parte. Lascia un po' la sensazione di un ticcio, però non un ticcio quello pesante che ti fa schifo. Semplicemente è una crema ricchissima, molto più magari rispetto alla sua crema viso, e appunto all'interno il miele, il castagno e quant'altro, e di conseguenza penso che sia questa, è molto ricca e ci vuole un pochettino perché si assorba. Però per me non è un problema perché la utilizzo qui in casa e, come vi ho detto, mi piace molto massaggiarmi le mani, anche perché a volte ho un po' di problemi con i polsi, quindi mi fa solo che piacere. Poi ho il mio quadernino dove mi sono segnata le cose perché sennò. Prodotti make-up del mese. I prodotti make-up del mese sono questa, che come sapete sto cercando in tutti i modi di, come vedete, di utilizzare almeno questo colore. È della Rimmel London. Io ce l'ho dai tempi oscuri. Questo è il Trio 624 Lynx e io sto cercando di terminare questo qua. Anche oggi l'ho utilizzato, ho utilizzato semplicemente il bianco come base, poi questo nella linea, avete capito, in questa parte qui per scurire, e per enfatizzare la coda ho utilizzato questo. Quindi si può creare un trucco semplicissimo da tutti i giorni solo con questo trio. E mi piaciucchia, solo che anche lui oramai, cioè, avrà i suoi annetti. Odio, odio tremendo. Altri due prodotti che mi piace moltissimo la combo e che ho scoperto proprio gli ultimi giorni del mese è questa combo con la matita pastello cappuccino della Neve Cosmetics. Scusate ragazzi, io non so se voi sentite, ma è veramente obrobioso. Insieme all'ultimo, ovvero a questo lucidalabbra, che era un pacchettino di lucidalabbra della che ti regalano
la Sephora, mi ha regalato la Sephora Black per il mio compleanno. E quindi questa è la combo, ovvero questo luce da labbra e questo è il risultato. Non so se si nota, aspettate. Mi piace molto, non pensate che io abbia sbordato, ma semplicemente ho delle labbra obbrobiose, sono asimmetriche, fanno veramente anguscia e quindi sembra, ma in realtà non è. Sembra, ma in realtà non è. E niente, questi due sono i combo che più mi sono piaciuti. Poi smalto del mese, ve lo mostro perché me lo sono dimenticata, e comunque è quello della L'Oreal, il Color Rich, no, L'Oreal con collezione dell'edizione limitata Laetitia, ed è questo colore qua, molto molto scuro, è un rosso molto molto scuro, che ho fatto la foto anche su Instagram. Vi ricordo che tutte le mie i miei social su dove seguirmi sono sotto nell'info box. Sono molto più attiva su Instagram che su Facebook, devo ammettere, e quindi trovate tutto lì, anche la foto di questo smalto con appena messo. Ora ce l'ho da un bel po', ce l'avrò quasi da una settimana e ormai sta iniziando a sbeccarsi, però è veramente veramente stupendo, mi è piaciuto da morire. Libro del mese, il libro del mese, ho la copertina perché ce l'ho nel comodino, è questo qui, ovvero quello di Sophie Kinsella, Fermate gli sposi. Ormai è un po' vecchiotto perché se non sbaglio è uscito un anno fa o due, forse un anno fa. Ora è uscito, se non sbaglio, sempre di Sophie Kinsella o di Madeleine Wickham, che comunque è lo stesso, Begli amici, forse è quello, sì, che tra l'altro io ce l'ho perché me l'hanno regalato, quindi sono a posto. Questo anche, o me lo sono comprato o me l'hanno regalato, non lo so, comunque costa sui 20 euro, sì, scontato del 15-17, non lo so, qua c'è scritto così, io vi dico. Non posso dirvi tanto perché sono a metà libro. Comunque, come sapete, a me piace Sophie Kinsella come scrittrice perché è molto fa dei libri molto leggeri e di conseguenza molto scorrevoli. Ora mi sono bloccata perché ultimamente mi sono buttata corpo e anima nei video, nel senso a guardare video, perché come sapete per un lungo periodo sono stata senza internet e sto cercando di recuperare tutti i video delle persone che io seguo, ma siccome le persone che seguo io sono tantissime e loro non è che hanno rallentato il ritmo, hanno pubblicato una cosa come una decina di video a persona, sono tipo seppellita dai video. Ecco qua, la bibita del mese nulla di che, è sempre l'acqua, perché appunto quando io inizio la dieta l'unica cosa che bevo è l'acqua, tranne a volte, ecco, forse posso nominare le tisane o i tè o la camomilla ci vado ulteriormente perché questi vicini deliziosi che continuano a fare rumore mi fanno uscire di testa e di conseguenza per tranquillizzarmi bevo camomilla. Cerco di cibo del mese, il cibo del mese è semplicemente questo qua, ovvero sono i biscottini della Galbusera cioccolato e arancia. Io ne mangio solo due e li mangio a colazione o se no come spuntino insieme al tè, buonissimi. Il capo del mese, me la sono portata dietro, è questa meravigliosa sciarpa d'anello che vi ho mostrato nei saldi, nel video dei primi saldi. Arriveranno dei altri video dei saldi, quindi non vi preoccupate. Niente, mi piace da morire perché è morbida, mi dà tanto calore e mi sento abbracciata e coccolata, quindi direi che è un acquisto che ho apprezzato tantissimo. Poi l'accessorio del mese, come accessorio non ho granché perché non sono tipa, cioè mi piacciono, le metterei ma me le dimentico. Io quando esco, cioè la prima cosa che mi preoccupo quando mi preparo è truccarmi, poi mi dimentico di mettere gli accessori, quindi arrivo tipo che devo uscire e scappo via senza gli accessori, quindi la maggior parte delle volte me lo dimentico, però devo cercare di ricordarmelo.
Il film del mese. Allora, ultimamente io con mio padre ci stiamo guardando ogni martedì su Italia 1 tutti i telefilm che ci sono la sera, ovvero Arrow, anche se non ci capisco la cippalippa perché ho perso l'altra stagione, quindi lo guardo solo per diletto. Flash, che mi sta piacendo un sacco, e quello dopo che si chiama Human Asset. Aspettate che l'avevo visto, c'era una ragazza su Instagram che l'aveva pubblicato, infatti ho detto no, è quello che sto vedendo io. Vaneggiamenti, ve lo dico subito, e stai zitto. Eccolo qua, Almost Human. Questo qui sto guardando e mi piace da morire. Aspettate, ecco. Mi piace da morire, è qualcosa di bellissimo. Ok, la luce è quella che è. Non lo so, è bellissimo, divertente. Ora questa cosa che c'è l'Isola dei Famosi me l'hanno accorciato, ma prima c'erano due episodi, tipo arrivavo a mezzanotte e mezza con due occhi così, ma me lo guardavo perché è veramente bello. Parla di un futuro nel 2038, se non sbaglio, di un futuro in cui nella polizia saranno inseriti i robot umani, quindi questi qui sarebbero i robot. Lui è il protagonista, affiancato dal suo partner, che mi piace da morire, che mi fa morire, che è mezzo robot, cioè è un robot con i sentimenti, e mi piace da matti perché fa battute e quant'altro, è veramente 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 carino, mi è piaciuto un sacco, quindi ve lo suggerisco se lo state vedendo, se l'avete già visto datemi una vostra opinione. Poi ovviamente aspettatevelo ragazzi, io ve lo dico già, il prossimo mese, quando farò le cose del mese e il ce n'è per tutti i mesi di febbraio, aspettatevelo che io come film nominerò 50 sfumature di grigio. Non interessa niente che sia palloso, che sia, non lo so, stato criticato, penso, da chiunque, anche dal, non so, un topo, è stato, da chiunque è stato criticato, insultato, insultate pure me, non importa, io me lo andrò a vedere. Ho letto i libri e andrò a vedermi il film. Aspettatelo. Canzone del mese, Shake It Off di Taylor Swift. Quella mi piace da matti ultimamente, non lo so perché mi è presa sta fissa di Taylor Swift. Ve la faccio anche sentire, scusate, dell'album, scusate. E mi piace anche la versione che hanno fatto gli Akamet. Io li adoro come youtuber, li ho visti, cioè li seguo sin dall'inizio, e hanno fatto la versione, c'è cioè anche in mezzo ci sono anche, c'era il Pandemonium e gli Sly Cody, e tipo fanno un video carinissimo con la versione un po' divertente, diciamo, della Shake It Off, quindi cambiata. Mi piace anche quella versione, ve la suggerisco, vi metto se riesco il video qui sotto nell'info box, perché dateci un'occhiata, fanno morire dal ridere. L'applicazione del mese ve la mostro subito, è appunto questa qua che si chiama, ora aspettate che devo cercarlo, si chiama Musics Match ed è questa qui, Musics Match, quella rossa col papillon, eccola là, che è questa qui appunto. Vedete che ho il pallino che sembra tipo un messaggio di Facebook e c'è Taylor Swift, magari Taylor Swift mi mandasse un messaggio, diventeremo migliori amiche, no. E praticamente se schiacciate il pallino vi esce fuori il testo della canzone che appunto stavamo ascoltando, Shake It Off, e questa è un'applicazione che mi piace un sacco perché vi permette di canticchiare le canzoni non alla cacchio come io faccio di solito, ma cercando di azzeccare le parole, soprattutto in inglese, che sono proprio io sono proprio pessima. Niente ragazze, questo era il video delle cose barra ce l'è per tutti i mesi di gennaio, in collaborazione che come sapete con Diale, che è tornata più forte che mai. Io vi lascio tutti i suoi indirizzi qua sotto e vi suggerisco di passare, e ci vediamo per un prossimo video.
Ciao ciao!